Cari amici sportivi di Telepace, un caro saluto, ancora una buona sera che vi giunge dall'altra parte del Tigullio. Ci siamo lasciati giovedì scorso con Chiavari, Lavagna e Sesti Levante. Questa sera andiamo in un'altra parte del Tigullio. Vi vado subito a presentare gli ospiti. Cominciamo direi da Santa Margherita Ligure, che abbiamo Patrizia Marchesini, che è assessora allo sport. Poi veniamo a Rapallo Vittorio Pellerano. Poi passiamo da Cogorno, un comune un pochino nell'entroterra, ma con attività sportive, che abbiamo Luca Torrente. Poi andiamo a Casarza, dall'altra parte del Tigullio, che abbiamo Cristian Figone. Intanto grazie per essere qua, voi assessori e delegati a questa puntata di Sportiguglio, e abbiamo una graditissima ospite che è collegata con Genova, proprio il massimo esponente per quanto riguarda la regione Liguria. Per noi sportivi, che è Ilaria Cavo, assessora allo sport questa sera in questo momento. Grazie Ilaria. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, è un piacere ritrovarvi e trovare anche i colleghi assessori e insomma credo che sia anche un modo per capire che cosa sta accadendo anche sul vostro territorio nello specifico, le varie esigenze e mi auguro anche i segnali di ripartenza che lo sport sa dare. Benissimo, facciamo un saluto veloce così sentiamo anche per i telespettatori la vostra voce e il vostro volto. Direi sempre da Santa Margherita. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. È un piacere condividere appunto con voi le esperienze di questa ripartenza. Bene, andiamo a Rapallo. Io anche mi associo e volevo ringraziare tutti per l'invito. Fa molto piacere sempre confrontarsi in questo momento, soprattutto per quanto riguarda l'attività sportiva. Ringrazio Ilaria per tutto quello che ha fatto in questo periodo, che veramente tanto ha dato e tanto si è adoperata per l'attività sportiva in questa regione. E poi sicuramente avremo dei temi interessanti da poter affrontare che molte società sicuramente aspettano, perché sappiamo benissimo che questa fase della ripartenza è molto importante per la nostra attività, quindi sicuramente sarà molto utile. Grazie e un saluto a tutti. Bene, andiamo, passiamo da Cogorno. Buonasera a tutti, anch'io faccio i ringraziamenti per Roberto Costa, intanto per questa trasmissione che dà la possibilità di dare voce anche allo sport. E ringrazio la dottoressa Cavo per questo confronto che sarà sentito dalle società ed è molto seguito, diciamo così. Bene, andiamo con Cristian Figone da Casarza. Sì, buonasera, ringrazio anch'io Roberto Costa per l'invito e ringrazio anche Ilaria Cavo per essere qua presente perché è importante per le società questo confronto. Tra l'altro Grazie. Cristian è proprio un uomo di campo in questi anni, in questo periodo, che è allenatore dell'Aurora Calcio, squadra. Sì, sono anche allenatore, perciò vivo due esperienze da consigliere e da allenatore. Allora, io ritornerei, magari, che ne so, a Rapallo, a Santa, vediamo un po' come anche a livello personale avete vissuto un po' questo problema di questi mesi, anche perché sicuramente nei comuni ci saranno stati problemi molto più gravi, probabilmente tanti impegni e tante situazioni difficili, ma sicuramente dentro al vostro cuore ci sarà stato anche un pensiero da sportivi, Vittorio. Ma sicuramente sì, Roberto, come dicevi te, è stato un momento delicatissimo, non soltanto per il mondo sportivo, ma per l'intera mondo del commercio, per tutte le persone che sono state coinvolte. Sicuramente il nostro incarico è quello di mostrare vicinanza, dare supporto alle attività sportive, sicuramente questo è stato fatto, abbiamo cercato di ascoltarle, abbiamo condiviso con loro dei momenti sicuramente difficili dove si sono trovati in serie difficoltà per quando si parlava di affitti, per quando si parlava di riprendere, come si poteva riprendere. E sicuramente abbiamo cercato di far sentire la vicinanza e dare delle risposte che erano di nostra competenza, perché sappiamo che tante risposte, come diceva Ilaria prima, dovevano arrivare dal governo, ma non sono prontamente arrivate. Tant'è vero che la nostra regione si è sempre mossa in anticipo per cercare di riuscire a dare quelle risposte che, ahimè, non arrivavano per tempo. Un tema che diceva prima giustamente l'assessore Cavo era quello di ripartire in sicurezza, perché proprio quello, la mancanza di avere delle linee guida, dei protocolli che facesse
il modo di poter ripartire nel modo giusto era uno dei più grossi problemi. Tant'è vero, molte realtà sportive prima del lockdown si sono proprio fermate perché non erano in grado di poter garantire quello che veniva richiesto sotto questo profilo sanitario, nel senso che c'era un discorso di responsabilità che ancora oggi, secondo me, poi vorrei parlare anche di questo, vorremmo capire come andarlo a risolvere, perché purtroppo, soprattutto in ambito dilettantistico, ci sono delle società che realmente avranno dei grossi problemi a dover far fronte a queste responsabilità che dovranno trovarsi di fronte con i propri tesserati e con tutto quello che può presentare questa situazione. Ecco, Patrizia Marchesini insieme anche forse aveva iniziato Raffaello, avete fatto anche una cosa simile, no? Vi siete collegati con tutte le società sportive anche per tenere un rapporto umano, credo, no? Che è così andato al di là del semplice telefono. Come andate invece a Santa? Esatto, abbiamo fatto proprio una video riunione con tutte le associazioni. Ed è stato molto costruttivo perché intanto abbiamo recepito un po' quelle che sono le preoccupazioni di tutti, che sono un po' quelle comuni, quelle di riuscire a fare bene, a riuscire a ricominciare nel modo giusto, seguendo i protocolli, seguendo quelle che sono le linee guida corrette. E quindi noi ci siamo attivati al riguardo proprio per dare questo supporto, introducendo per la prossima settimana un breve corso di formazione con responsabile della sicurezza del Comune di Santa Margherita che supportasse le varie associazioni sportive proprio su questo specifico argomento. Bene, invece la situazione a Cogorno, Luca, com'è? Com'è stata? Noi siamo sul centro, è un pochino dove c'è il palazzetto, il campo, è un po' tutto concentrato, ma non solo, no? Sì, noi come struttura abbiamo l'impianto San Martino dove ha dentro palestra e campo sportivo San Martino 11 e in più noi condividiamo col villaggio del ragazzo tutta la struttura con i campi a 7, il basket, che è tutta, diciamo che è a sé stante al villaggio del ragazzo, ma comunque siamo sempre in comunicazione con i referenti. Beh, noi abbiamo avuto sicuramente un confronto con le società, sin da subito, le quali pubblicamente ringrazio, perché nella prima fase si sono attivati in maniera precauzionale, sospendendo praticamente da subito, dalle prime linee guida, tutte le attività, che è stata una scelta che poi li ha premiati perché si è fermato un po' tutto. E sicuramente la preoccupazione per il futuro viene sempre più forte. Il giorno che passa cerchiamo di capire e ci attiviamo insieme per trovare tutte le strade possibili che al momento risultano difficili per le piccole società o per i piccoli comuni come noi. Assolutamente, penso che Casarza potrebbe essere anche su questo piano. Tra l'altro Figone è appunto allenatore, è proprio un uomo di campo. Com'è andata? Sì, anche noi, come dicevano i miei colleghi, ci siamo fermati prima della chiusura totale, perché le linee che dicevano dovevamo fare il termoscanner, i nostri medici di società dovevano controllare se aveva febbre, se stavi bene, e prendersi questa responsabilità era veramente ardua. Difatti le società di calcio si sono fermate, come si sono fermate anche tutte le società che noi abbiamo nel paese di Casarza, tra pallavolo, basket, ping pong, tennis, si sono fermate prima perché non potevano dare questa sicurezza e soprattutto era un rischio anche per loro. Certo. Ilaria, la prima domanda era un po' questa. Voi amministratori spesso sì, si sente anche a livello nazionale, siete sempre insomma sul campo, c'è chi fate contenti, chi no, cioè avete le vostre critiche, però vi siete trovati improvvisamente in un qualcosa di grandissimo. E anche voi personalmente, tu in questo caso, come sei riuscita insomma, soprattutto anche all'inizio a muovermi, perché credo che non sia facile per un amministratore trovarsi in una situazione del genere. Vabbè, ma questa è una situazione inedita,
speriamo unica da vivere nella vita per tutti noi, no? Quindi è chiaro che bisogna essere, avere i nervi molto saldi e riuscire a affrontare le varie situazioni, o poi mi trovo ad avere diverse deleghe, perché avendone 10 vuol dire avere la mente su tanti filoni e su tante attività da far ripartire. Quindi la vera scommessa, che era una difficoltà ma anche una grande opportunità, è stata ed è quella della ripartenza, e lo è su tutti i fronti. Pensate cosa vuol dire per esempio sulla formazione professionale, per esempio su tutta la parte dei centri estivi, per esempio sulla parte della cultura, e lo è anche sulla parte dello sport. Ci tengo a dirlo però con delle differenze di fondo, perché non sono dei tecnicismi, ma ci sono alcune materie su cui Regione Liguria ha una concorrenza, sono materie di competenza concorrente con lo Stato. E quindi è chiaro che quando andiamo a parlare di formazione professionale, andiamo a parlare di scuola, andiamo a parlare di cultura, noi possiamo agire in una maniera molto forte, propositiva e anche, diciamo, sostanzialmente legislativa con le ordinanze. Per quanto riguarda lo sport, lo sport è in capo come competenza al governo. E questo ce lo dobbiamo dire subito, perché altrimenti non capiamo di cosa stiamo parlando. Dopodiché io capisco e sono vicina a tutti gli amministratori e a tutte le società sportive. Abbiamo cercato di interpretare al meglio il nostro ruolo di regia regionale. Anche, tra virgolette, permettetemi il termine, inserendo lo sport tra le linee guida, diciamo, della prima tornata di linee guida fatte dalla conferenza delle regioni. Perché? Perché quello è stato il primo passaggio fondamentale con cui abbiamo fatto ripartire il paese. Voi ve lo ricordate quando sembrava che dovesse ripartire tutto, ma sembrava che non ripartisse niente, perché avevano dato delle norme che erano inapplicabili per i ristoratori, le distanziamento, perché avevano dato delle norme che erano inapplicabili per gli stabilimenti balneari, le file di ombrelloni che dovevano avere 5 metri di distanza, e tutto questo a cascata sui vari settori. Lì sono entrate in gioco le regioni e hanno detto: così il paese non parte. E si sono presi la grande responsabilità di tracciare delle linee guida uguali e dei protocolli identici, condivisi all'unanimità da tutte le regioni, vuol dire le conferenze degli assessori regionali competenti settore per settore, approvate poi all'unanimità in conferenza dei presidenti delle regioni. Questo fatto con una rapidità e una precisione che devo dire sono state una grandissima esperienza anche per la sottoscritta. E in quel momento, in quel venerdì, che è stato lo snodo di questo paese, in quelle linee guida iniziali è stato inserito anche lo sport. E la chiave è stata inserire il protocollo delle piscine e delle palestre. Perché aver dato protocolli per le piscine e le palestre è quello che ha permesso a Regione Liguria, non solo, noi siamo stati un po' coraggiosi perché abbiamo detto che potevano partire da subito per noi. E abbiamo dato un segnale molto forte già nella prima ordinanza, mentre il governo diceva si parte il 25 maggio, noi abbiamo scritto subito che con quelle linee guida si poteva partire. Perché? Era ovvio che non ci aspettassimo che con delle linee guida approvate il venerdì, con tutto poi il travaglio che c'è stato col governo, lo sapete che siamo stati fino alle 3:30 del mattino per far recepire quei protocolli nel DPCM che poi è arrivato addirittura poi a tarda sera della domenica. È ovvio che nessuno si aspettava che le piscine e la estra aprissero lunedì mattina. Ma era un chiaro segnale che volevamo dare, lo si può fare. E allora anche coloro che pensavano non ce la facciamo, che si erano fatti spaventare, intimorire da tutto quello che si era paventato di oneri, di grandi difficoltà per la riapertura, di fronte a una paginetta e mezza, me la stavo sfogliando, non è che stavo facendo altro, ma le volevo ripercorrere. Piscine, una pagina e mezza di prescrizioni. Palestre identico, chiaramente con delle prescrizioni leggermente diverse, ma si sa che cosa bisogna fare in uno spogliatoio. Intanto si è detto che gli spogliatoi si potevano usare, perché a un certo punto sembrava che neanche si potessero usare gli spogliatoi. Le docce, gli ingressi. Noi cosa abbiamo fatto? Nell'ordinanza di Regione Liguria, subito abbiamo detto si può aprire,
e non solo possono aprire palestre o piscine, ma siccome il decreto legge ci permetteva di dire per assonanza e per analogia, i protocolli possono essere adottati anche da settori similari. E quindi abbiamo aperto tutti i circoli e tutti gli impianti sportivi. Guardate che non è stato un passaggio né scontato né semplice, ma credo che abbia dato un grande segnale al mondo dello sport. Perché cosa accadeva nella nostra regione, e anche lì eravamo state un po' avanti, che ad esempio le partite di tennis in singolo, già sto facendo un esempio, si stavano facendo. Perché? Perché anche sull'attività motoria e su tutto l'outdoor noi l'avevamo interpretata in maniera molto estensiva già al primo DPCM. Avevamo detto, per fare l'attività motoria basta che ci sia il distanziamento sociale, che si rispettino le regole base, se sei all'aperto aprite i cancelli, non aprite i circoli e potete giocare, che fosse il golf, che fosse il tennis, che fosse il tiravolo, che fosse il cavallo, potete farlo, ma a circoli chiusi. Invece, grazie a questi protocolli, una volta approvati, abbiamo aperto tutto, vuol dire che uno poteva andare a farsi la sua partita tennis, due veramente, però con un circolo aperto, che per la parte della struttura faceva riferimento alle linee guida dello sport, approvata dalle regioni, per la parte della ristorazione, i circoli che avevano la ristorazione e che hanno la ristorazione fanno riferimento al protocollo che abbiamo approvato per la ristorazione. Questa è la concretezza con cui abbiamo agito. Sembra poco, io credo che sia tanto come regola di base. Certo. Dov'è che non agiamo noi regioni? E oggi ho avuto proprio una conferenza anche con gli altri miei assessori delle altre regioni. Noi non stiamo andando a intervenire però, una volta aperte le strutture, su come poi deve essere fatta non più la pratica sportiva individuale outdoor, non più l'attività motoria che era quella già concessa dal primo DPCM durante sostanzialmente il lockdown. No, adesso si può fare l'attività di base, si può fare lo sport, si può fare anche lo sport di squadra secondo DPCM e secondo delle linee guida del Ministero dello Sport. Ma poi come lo stabiliscono le federazioni? Nel dialogo col CONI e col Ministero dello Sport. Questo se ne deve far carico il Ministero. Credo che non sia né corretto né mi sembra eccessivo che ora le regioni debbano anche andare a dire come si deve fare il calcio, l'allenamento del calcio, non parliamo, scusate, era un lapsus, non ancora le partite ma l'allenamento, come ci si deve allenare a fare il giocatore di un altro sport. Questo è un lavoro che devono fare le federazioni con il Ministero. Stiamo aspettando una comunicazione formale, che non abbiamo ancora avuto, di quali sono i protocolli che il Ministero ha già vidimato tra quelli delle federazioni. Cioè, bastano le linee guida che il Ministero ha fatto e i protocolli delle federazioni? Noi stiamo andando in analogia, per noi lo sport va e ogni federazione ha il suo protocollo. Di comunicazioni formali da questo punto di vista non abbiamo ancora avuto, però sul nostro territorio lo sport viene fatto con questo schema, strutture aperte grazie alle linee guida delle regioni, pratica sportiva in base ai protocolli delle federazioni. Chiaramente poi sta all'attivismo, alla puntualità, alla capacità di comunicare con le singole associazioni che le federazioni hanno. Però Regione Liguria fa Regione Liguria. Ha dialogato tantissimo col CONI regionale, che ha fatto il suo lavoro di confronto, con il CIP, con cui ci siamo confrontati costantemente. Adesso il Ministero deve ovviamente dare poi un quadro e intervenire da questo punto di vista. Credo che ce l'abbiamo messa tutta per dare il segnale. Anche un po', permettetemi, nella fase clou dell'emergenza per quanto riguarda quello che abbiamo potuto dal punto di vista delle risorse. Perché così come abbiamo inserito lo sport nella prima tornata di linee guida, che poi nel frattempo sono state aggiornate, avete visto che stanno arrivando sempre più protocolli regionali, no? come linee guida, però lo sport era già nel primo segmento. Allo stesso modo, come Regione Liguria, quando abbiamo dato i primi finanziamenti, i primi fondi rotativi dell'emergenza, avevamo tenuto un bando e l'abbiamo fatto subito per l'emergenza delle società sportive. E per la prima volta abbiamo attivato un rotativo per venire incontro sostanzialmente alla spesa corrente. Non era mai successo che finanziassimo in maniera rotativa
quindi con un finanziamento che poi deve essere restituito, ma a 5 anni. Poi semmai dei finanziamenti ne parliamo dopo, sì. Va bene. Però questo era di fatto un po' di inquadramento di quello che è stato un lavoro, un po' da ufficio e da scrivania, ma che credo che poi sui campi, sulle società, anche sulle famiglie, perché poi aprire le strutture vuol dire anche dare la possibilità di fruizione, abbia avuto poi degli sviluppi concreti. E io me ne sono resa conto quando ho visto lunedì mattina che invece le piscine aprivano e mi arrivavano tutte le foto. E le palestre, chiaramente poi bisogna portare l'utenza, hanno cominciato ad aprire e hanno cominciato gli allenamenti. E insomma, il mio cellulare è stato zeppo di foto. Questo mi ha fatto capire che insomma anche un po' è un lavoro un po' amministrativo, però poi è stato apprezzato. Dopodiché c'è ancora molto da fare. Non sono qui a dire che è stato fatto tutto, sono qui a dire che però ognuno dovrebbe fare la sua parte. Solo tanto così come curiosità anche, no Ilaria? Come avete collaborato voi amministratori con la parte scientifica sanitaria? Cioè, perché credo che sia stato un percorso fatto fin dove arrivava uno e iniziava l'altro, no? Allora, noi abbiamo fatto, diciamo, un primo tavolo ampio dello sport con, diciamo, la giunta del CONI, con la giunta del CIP e con alcune associazioni rappresentative di alcuni settori, perché abbiamo delle realtà che medici, si sono... voglio dire. Come? Saranno stati dei medici, cioè... chi? E c'erano i medici. Poi ne abbiamo fatto uno ristretto con la medicina dello sport del CONI, che era rappresentata da due medici, di cui uno proprio è medicina dello sport del CONI e da un medico che è vicepresidente nazionale di una federazione ed è un medico Covid. E quindi noi anche nell'applicare poi, nell'aprire, nelle aperture che abbiamo dato anche all'outdoor e quindi in questa lettura ampia che abbiamo dato dell'outdoor, delle possibilità dell'outdoor, quando era ancora vigente il vecchio DPCM, quindi quando c'era ancora questa possibilità di attività motoria che però doveva essere interpretata e quindi uscivano le ordinanze, no? Si può fare questo, a esempio, aperta parentesi, mettevamo biking, il motocross, il trial, la vela, il tennis singolo. In tutto questo ci siamo fatti guidare dalla medicina sportiva del CONI con due medici che devo dire sono stati, diciamo, hanno collaborato molto. Bene. Grazie Ilaria per questa spiegazione che era anche doverosa. Vittorio, sentendo parlare insomma dello sport all'esterno, eccetera, è proprio una notizia, no, di oggi che voi avete fatto una delibera, no, a riguardo. Sì, mi ricollego a quello che diceva l'assessore Caro prima per quanto riguarda l'outdoor, proprio noi stamattina come comune siamo riusciti a ottenere un risultato importantissimo in questa fase di apertura e di riavviamento allo sport. Come diceva prima l'assessore, logicamente ci sarà anche un problema adesso di far andare le persone in palestra, nel momento in cui si vive un po' con il timore di riaffacciarsi in situazioni magari che possono, ahimè, per qualcuno presentare magari dei possibili rischi. Abbiamo di concerto appunto con la società sportiva, che anche noi abbiamo incontrato un mese fa tramite videoconferenza, e ricordo che la Pallo ha un'offerta sportiva ampissima, ha più di 75 società sportive e ha praticamente tutte le attività sportive, passando dal golf, arrivare all'equitazione, passando dal calcio. C'è veramente un'offerta importante e siamo riusciti proprio oggi, in concerto con tutte le società sportive, a realizzare questo importante obiettivo di mettere a disposizione a titolo gratuito di tutte le società che ne hanno fatto richiesta l'utilizzo di aree all'aperto, compresi i campi da calcio, finché non ci sarà appunto la ripresa dell'attività della FIGC, dove potranno praticamente fare queste palestre all'aperto e poter garantire a tutti gli iscritti il giusto distanziamento per fare l'attività motoria in totale sicurezza. Questo risultato secondo me è importantissimo, perché comunque è in una di quelle competenze che può compete appunto all'interno dell'amministrazione comunale. Abbiamo potuto praticamente noi gestirla in internos, nel senso siamo riusciti a dare questa risposta alle nostre realtà sportive. È stato veramente apprezzato, perché sono veramente numerose le società che hanno fatto richiesta, non sono soltanto gli impianti sportivi, abbiamo messo a disposizione anche due parchi totalmente a titolo gratuito, quindi questo è un importante risultato. Questa potrebbe essere anche un'idea per tanti, cosa dice Santa Margherita Ligure?
Infatti, un'idea è anche una iniziativa che era sentita dalle associazioni sportive anche sammargheritesi. Tant'è vero che noi, un po' in linea con questa tendenza, dalla prossima settimana apriremo un parco che ha anche un campo da gioco, da basket e una pista di pattinaggio e verrà utilizzata su richiesta nello specifico di un'associazione sportiva. E poi quello che è stato anche interessante in questa riunione è stata proprio l'opportunità che alcune associazioni sportive abbiano messo a disposizione i loro spazi, vedi il tennis club di Santa Margherita, vedi la San Margheritese col campo Broccardi, a disposizione delle associazioni che ne facessero richiesta, quindi un po' ognuno dà una mano per quel che può. Ecco, invece per quanto riguarda sia Casarza che Cogorno, su questi ragionamenti che stiamo, qual è il vostro pensiero, Casarza? Sì, ho ascoltato, non è una brutta idea, è un'idea che sicuramente proporrò alle associazioni sportive, quelle che magari hanno bisogno anche di uno spazio aperto, come diceva, del campo a 11, un campo molto grosso dove si possono rispettare le distanze, e sicuramente già da sabato ci lavoreremo e chiamerò le società sportive e quelle che ne avranno di bisogno, cercheremo di fare un qualcosa come ha fatto Rapallo. Per Cogorno, Luca? Noi questa settimana, lunedì, hanno iniziato nella palestra rispettando tutte le norme, forse è stata la federazione più veloce, quella della ginnastica, che ha dato tutte le varie linee guida, e loro hanno iniziato in palestra aumentando gli orari e diminuendo tutto quello che erano il numero di atlete. E per quanto riguarda le attività all'aperto, noi prettamente abbiamo sport di squadra, perciò rimaniamo in attesa, come diceva l'assessore Cavo, delle linee guida delle varie federazioni per sport come calcio, basket e la pallavolo. Sicuramente un pensiero che ho e che vedo andando in giro sono tanti bambini che poi in qualche maniera giocano per strada, perciò attendiamo queste linee guida, perché le società sono anche disponibili a poter fare giocare i bimbi in più sicurezza, perché se poi giocano in mezzo alla strada senza nessuna attenzione può essere ancora più pericoloso che andare sul campo controllati e con tutte le procedure di sicurezza in atto, sicuramente. Sì, tra l'altro arriva proprio in giornata che parlavamo di federazioni, la federazione Federbasket ha già fatto un protocollo che è un po' quello che si stava dicendo, che ogni poi federazione deve attivarsi. E Ilaria, chiaramente a livello così scientifico tra di voi, con i medici eccetera, cosa è uscito fuori? Quanto, ecco, diceva Luca, la ginnastica che sì, forse si può anche così capire che è anche uno sport individuale, ma gli sport di squadra delle nostre palestre, che ne so, pallavolo, basket, per fare due esempi, in quella direzione credo che ci sia tanto da lavorare, nel senso di... Ma scusatemi, però gli sport di squadra sono disciplinati. Linee guida del Ministero dello Sport che disciplina gli sport di squadra. Qui bisogna che ognuno si scarichi le linee guida degli sport di squadra, sono chiare, si basano sui principi ovviamente del distanziamento sociale, della responsabilità che ogni, diciamo, centro ha e ogni ente ha nel momento in cui attiva ogni allenamento, parlano dalle definizioni per operatore, per sito sportivo, per organismo sportivo, dice che cosa bisogna fare nel caso di sintomi, che cosa bisogna fare nella classificazione dei luoghi, eccetera, come misure di prevenzione, quindi dà molte indicazioni, dopodiché ogni federazione lo declina in base ovviamente allo sport. E quindi questo è quello che poi chi vuol fare applicare lo sport di squadra deve seguire, quindi questo certo. È il senso, questo è quello che io posso dire in questo momento, chiaramente. Certo. Ecco, l'occasione di avere l'assessore regionale,
sia della Fallo, Santa, Casalza e Covano, se vogliamo fare così, trattare più un argomento che un altro, una domanda o qualcosa che ci sta a cuore, possiamo approfittarne, così interagiamo anche tra di noi. Ma un argomento che mi sta a cuore è quello che ho citato più volte, che citava adesso l'assessore, è quello che ahimè purtroppo dipenderà molto dalle federazioni, quello sicuramente, è quello che verrà richiesto. Sicuramente il nodo della responsabilità penso che sia uno dei più delicati, nel senso che io vedo l'idea di un presidente della società dilettantistica che magari si trova addosso una responsabilità così importante per quanto riguarda magari la tutela di tutti i propri tesserati, parlo tipo di un settore giovanile, e secondo me la vedo un ostacolo non semplice da superare, nel senso che anche se uno sicuramente farà il possibile per cercare di fare il tutto al meglio, però l'idea di essere responsabile di qualcosa di così importante potrebbe essere secondo me un grosso limite per poter ripartire. Questo io non so cosa pensi il nostro assessore, ma penso che anche lei avrà avuto delle segnalazioni in merito, perché il mondo dilettantistico purtroppo è molto spaventato da questa cosa e sicuramente questo sarà un problema da affrontare. Sì, ma tutti i problemi sono da affrontare, dipende quali sono i tavoli su cui si affrontano. Per cui io credo che noi oggi abbiamo inviato un'ennesima ulteriore richiesta di incontro al ministro Spadafora. Lo ha fatto il presidente Bonaccini come presidente della conferenza dei presidenti delle regioni, lo abbiamo fatto come commissione delle regioni, perché è chiaro che da questo punto di vista ci vuole una chiarezza e ci vuole ovviamente un ministero che possa intervenire da questo punto di vista. Per cui noi ci siamo assunte tutte le responsabilità possibili. Arriviamo fino al punto in cui possiamo prendercelo come regione. Dopodiché spingiamo tutti insieme, io sono, e lo sapete, sono con voi perché siamo per lo sport fatto assolutamente in sicurezza, siamo anche però per avere delle risposte chiare. E in questo momento io credo che le risposte debbano avvenire con le regole, ma anche con il sostegno. E francamente il sostegno al mondo dello sport in questo momento l'ho visto fino a un certo punto, perché noi abbiamo provato a metterlo in campo e parlavo del fondo rotativo prima, con quello che le risorse di una regione possono mettere a disposizione. Purtroppo abbiamo visto dei meccanismi da parte, diciamo, del governo che hanno attivato il credito sportivo, ma con un'ottica molto centralista. Noi volevamo intervenire come regione nel meccanismo del credito sportivo, ovviamente vendendo anche delle nostre risorse, ma sappiate che questo è stato bloccato, perché il regolamento del credito sportivo voluto dal Ministero vieta l'apporto degli enti territoriali, di regione come eventualmente di comuni che avessero voluto mettere un loro chip. Questo cosa avrebbe permesso? Di creare un plafond regionale per ovviamente dare alle nostre società, alle vostre società, come punto di riferimento un fondo regionale, non un fondo nazionale, e quindi una quota riservata per dare risposta ai nostri territori. Questo per ora è stato negato. Ci insistiamo su questo, abbiamo preso posizione come Commissione Nazionale e adesso stiamo riproponendo degli emendamenti anche al decreto rilancio. Se facciamo la battaglia tutti insieme, anche in seno probabilmente all'ANCI, visto che voi rappresentate i comuni, visto che gli emendamenti li possiamo fare come regioni, li possiamo fare come ANCI, li possiamo fare come tanti soggetti, credo che questa sia una battaglia che se la facciamo comune ci possa aprire un varco importante. Perché voi sapete che partecipare al credito sportivo vuol dire che se abbiamo un po' di fondi da mettere, questi fondi poi hanno un valore esponenziale e credo che possiamo dare una risposta chiara alle nostre società. I comuni magari sono un pochino più piccoli, qua abbiamo Casarza e Covorno, sui crediti sportivi, sui finanziamenti, come la vedete Luca, visto che abbiamo anche l'assessore? Beh, io al di là di quello che è le possibili ripartenze, vedo molto una situazione molto difficile per il futuro, cioè non è questione di venialità, ma il credito sportivo per un comune come il nostro è praticamente impraticabile, per il semplice fatto che va nel titolo primo, che leva liquidità al comune, qualsiasi cosa, noi non possiamo andare lì. E per quanto riguarda l'aiuto alle società, la preoccupazione è importante, è quello che posso chiedere all'assessore Cavo di essere portavoce
di cercare di trovare delle possibilità per fondi perduti per le società, perché un accesso al credito per una società, una SD piccolina, come possono essere tutte le varie realtà che noi abbiamo sul nostro territorio, risultano molto difficili, anche perché spesso queste società vivono con magari anche sagre estive, piccole sponsorizzazioni che troveranno grossissime fatica. E al di là di una ripartenza che può essere posticipata, ma è proprio, parliamo della sopravvivenza di tante piccole società sportive. Dove... Questo è il discorso che facevo. Allora forse non ci siamo capiti. Cioè, il fondo liquidità del credito sportivo è fatto proprio per le società e per l'SD. È un meccanismo che dà liquidità nell'immediato e che permette di chiedere un finanziamento sostanzialmente a tasso zero. Ma se il finanziamento viene centralizzato e non viene data la possibilità a noi di compartecipare, non abbiamo risposte a cascata da dare a voi. E questo è il punto. Se chiedete dei fondi a fondo perduto a Regione Liguria, è chiaro che avete sbagliato indirizzo, perché non è possibile. Come voi avete problemi sui vostri comuni, perché avete dei bilanci in questo momento che sono problematici, non è che Regione Liguria si gira intorno, trova i fondi e dà il fondo a fondo perduto alle società sportive. Quindi dobbiamo avere del grande realismo. No, ma io sono molto realista, assessore. La difficoltà è che col realismo, con questo fondo qua, non è colpa sicuramente di Regione Liguria, infatti le chiedevo di fare da portavoce, da aiutarci, perché va alla sopravvivenza delle società. Perché ma qual è la difficoltà? Scusami, fammi capire. Cioè, il fondo del credito sportivo è un fondo che è fatto esattamente per le società e per le SD, per dare della liquidità a loro, a quelli che sono più in difficoltà. Ma io lo trovo poco applicabile, almeno da quello che ci è stato dato dalle società per loro. Poi... Ma perché no? Se mi fate capire, perché a noi non è stato dato la possibilità di entrare nel regolamento. Cioè, qual è il processo? Che il governo ha deciso di stanziare sostanzialmente 35 milioni di euro, che poi lievitano e diventano 100 milioni, e che il fondo del credito sportivo attiva sui territori, diciamo, per le società. Però noi non siamo entrati nel regolamento di come vengono erogati i fondi, perché poi è stato delegato il credito sportivo, ma sul regolamento fatto dal governo. Ed è lì che dobbiamo andare a insistere, chiedere di essere coinvolti nel momento in cui si fanno i regolamenti. Ed è lì dove non siamo stati coinvolti. Avete capito qual è il punto? Per cui ci troviamo e stiamo dicendo la stessa cosa, un regolamento del credito sportivo che non va incontro a quelle che sono le esigenze dei territori. Ma è lì che dobbiamo andare a insistere, dobbiamo farlo tutti insieme. Però fatemi capire quali sono tecnicamente i punti su cui dobbiamo andare a insistere. Perché io, dal mio punto di vista, dico che il problema è che non mi fanno fare l'apporto come regione. Perché se mi dessero la possibilità di entrare con un mio plafond regionale e di farmi un plafond regionale del credito sportivo, in cui posso a un certo punto dare anche i parametri, probabilmente riesco a venire incontro alle mie società, le società della Regione Liguria. Se questo non me lo permettono, chiaramente diventa più difficile. Allora chiedo, quali sono le difficoltà che vedete che le società stanno riscontrando nell'accesso al credito sportivo tecnicamente? Vediamo un po' ora, Paolo, per come è impostato il regolamento. Io la difficoltà la vedo in una manco che mancherà di un periodo, di un anno, perché loro possono accedere a un credito, ma è sempre un credito. E quello lì rimarrà il problema, perché per un anno le società non riusciranno... Però questo qui è un credito che va sulla liquidità, cioè non è, è a tasso zero, cioè non ha, è una restituzione che credo che sia in 5, addirittura 7 anni, e che serve proprio per pagare le spese che le società non riescono a pagare. È impostato esattamente come avevamo impostato il nostro rotativo. Non è che il nostro rotativo non l'hanno chiesto perché non riuscivano a restituire, l'hanno chiesto e come. Tant'è vero che è andato subito in overbooking. Quindi non è detto che la formula del rotativo, perché è un rotativo, non venga utilizzata. Perché noi, io ho visto la mia esperienza, un fondo rotativo che tendenzialmente nella nostra regione con 500.000 euro, voglio dire, durava quasi un mese e mezzo, nel periodo dell'emergenza un fondo rotativo ci è durato mezza giornata. Tant'è vero che l'abbiamo dovuto raddoppiare per soddisfare tutte le domande che sono arrivate a Regione Liguria. Quindi si anticipano spese vive, cioè spese di bollette, dipendenti, acqua da riscaldare, campi da manutenzione viva delle strutture. Quindi
si anticipano le spese di adesso con una dilazione nel tempo a zero interessi. Questo è quello che abbiamo in campo in questo momento. Ecco, volevo sentire riguardo un pochino anche Rapallo, che c'ha un insieme di società, si parlava di un'ottantina, no? Sì, sono tante. Io concordo con quello che dice Ilaria, sicuramente è così. Io una cosa che voglio chiedere a Ilaria, però, che ha curato in prima persona, volevo sapere se aveva delle risposte, siccome è stata un'iniziativa importante fatta da lei, questa, quella di far firmare un ordine del giorno alla Camera dei Deputati verso fine aprile, per quanto riguarda appunto la sospensione, come parlavi prima, di utenze, a parte le società sportive, le varie palestre, la sospensione degli affitti e la detrazione dei costi fino a 500 euro per la città sportiva. Perché questo potrebbe essere comunque un buon salvagente per le famiglie che magari nell'anno hanno anticipato i soldi per le varie quote associative e che l'anno prossimo andranno a battere cassa alle varie realtà per cercare di recuperare questi famosi voucher che sono stati messi anche a disposizione, che sicuramente le famiglie saranno pronte a richiedere. E questa è una cosa su cui dobbiamo insistere, perché noi l'abbiamo fatto approvare come ordine del giorno, poi si deve tradurre in un qualche cosa del decreto. E ovviamente questo adesso stiamo lavorando agli emendamenti del decreto rilancio e probabilmente questa è una delle cose che dobbiamo portare assolutamente l'attenzione. E ribadisco, lo possiamo fare tutti su tanti canali. Giustamente è un emendamento che noi possiamo portare, credo che lo possiamo fare sia sul canale delle regioni sia sul canale dell'ANCI, perché questo credo noi l'abbiamo fatto, ci abbiamo creduto, perché era una richiesta che ci arrivava proprio dalle società e questo darebbe molto fiato. Poi sono tante le richieste, chiaramente. Questa è una di quelle, per cui io su questa mi impegno di impuntarmi ancora, però poi non siamo noi maggioranza di governo, come voi sapete. Già è stato un miracolo far passare quell'ordine del giorno. È chiaro che è un impegno che si sono presi, purtroppo non ha una scadenza temporale. Cerchiamo di provare a inserirlo nella discussione di questo decreto rilancio. Questa può essere una buona proposta, assolutamente. Canta e Casarza, abbiamo una cosa da sottolineare in questi ragionamenti? Sì. Può parlare lei prima? Vai pure, dai. Vado io? No, io volevo solo dire una cosa all'assessore Cavo. Si poteva farsi portavoce, che secondo me è una cosa molto importante, oltre al credito. Portavoce alle varie federazioni sportive sulle varie iscrizioni dei campionati, sui vari costi di assicurazione degli atleti. Questo qua è dove le federazioni, varie federazioni sportive possono dare una mano alle piccole società, perché sennò se devono ripagare tutto, molte società spariscono, come già negli anni senza il coronavirus è accaduto. Volevo chiedere questa cosa qua. Ecco. Poi scusate, ma da questo punto di vista il CONI cosa dice? Perché sono le federazioni gli interlocutori che dovrebbero... Perché su questo... Lei infatti dice se poteva lei farsi portavoce alle federazioni. Certo. Questo sarebbe una cosa importante, che le federazioni venissero incontro alle società. Con le varie No, ma io stavo chiedendo, avete già provato a avviare da questo punto di vista una no, richiesta? No. Beh, intanto poi... cominciate a chiederglielo, poi io rincalo, okay. Rincaro la dose. E poi volevo sapere qualcosa sui centri estivi. Se ci sono già delle linee guida, qualcosa, si possono fare, come... Le linee guida sono pubblicate sul sito di Regione Liguria, sono chiare, sono le linee guida regionali anche da questo punto di vista, perché il meccanismo di semplificazione, di chiarezza che abbiamo fatto per quanto riguarda lo sport l'abbiamo fatto anche per i centri estivi. E quindi l'ultima ordinanza del Presidente Totti prevede la possibile partenza dei centri estivi dal 1 giugno, quindi ovviamente ci sarà chi partirà subito, chi partirà dopo un po', non è un obbligo, però si potrà partire dal 1 giugno, ovviamente le linee guida prevedono alcuni passaggi. Ci sarà, per esempio, l'ente gestore che dovrà fare un accordo tra ente gestore, operatori e famiglie, dove stiamo inserendo anche, alcune clausole di sicurezza nei confronti degli operatori dipendenti e delle famiglie. Abbiamo avuto anche oggi un dialogo, ad esempio, con i sindacati per affinare qualche passaggio sulla sicurezza, ovviamente in totale coerenza con le linee guida che abbiamo emanato.
e sono linee guida molto chiare che soprattutto vanno a incidere e insistere sui gruppi che poi sono quelli che poi fanno la differenza rispetto al passato. È chiaro che i centri estivi di quest'anno non potranno essere fatti da gruppi di ragazzi a cui si era abituati, non ci saranno più i 30 ragazzi che vengono radunati e che possono fare o la partita o l'allenamento o il campo estivo anche sportivo a cui eravamo abituati, perché si prevedono dei parametri, adesso sto andando a memoria, comunque sono un operatore ogni 5 dallo 0 ai 6 anni, un operatore ogni 7 dai 6 anni ai 12 e poi uno ogni 10 a salire con l'età. E ovviamente una prescrizione anche di gruppi che rimangano abbastanza isolati, questo ovviamente è fatto perché nel caso si dovesse riscontrare un caso di Covid si riesce, non diciamo, a intervenire in maniera di isolamento rapido. C'è ovviamente tutta una profilassi nell'ingresso, una profilassi nella gestione, ad esempio anche dei pasti, eccetera. E chiaramente sono dei centri estivi che avranno anche degli oneri aggiuntivi da parte degli enti gestori. Per cui Regione Liguria lo ha già detto, stiamo elaborando il bando, interverrà con dei voucher che andranno in quota bambino agli enti gestori che promuoveranno i centri estivi. Questi per andare a sopperire quella differenza di costi che un ente gestore avrà rispetto allo scorso anno, che sarà sicuramente un onere amministrativo un po' più importante, perché è chiaro che organizzare un centro estivo quest'anno è diciamo un po' più complicato rispetto agli anni scorsi ed è anche un po' più costoso. E quindi dal punto di vista della spesa interveniamo noi con un voucher. Il bando non è ancora stato emanato, lo sarà a breve, diciamo nell'arco sostanzialmente della prossima settimana, lo gestirà Filse e il centro, diciamo l'ente che erogherà il servizio, che quindi potrà essere un ente del terzo settore, un ente sportivo, un'associazione che promuove centri estivi, una scuola dell'infanzia paritaria che fa centro estivo durante l'estate, diciamo i tradizionali erogatori di centri estivi potranno fare richiesta a Regione Liguria per l'erogazione del voucher che seguirà sostanzialmente i bambini. Quindi nominalmente in capo al bambino, praticamente viene dato all'ente gestore, proprio perché la filosofia è quella di sostenere gli enti gestori in questo sforzo che stiamo chiedendo ovviamente nel dare un servizio alle famiglie, perché quello che noi chiediamo e vogliamo che poi le famiglie abbiano nella sicurezza, ma abbiano chiaramente il servizio. Bene, allora l'aiuto della Regione, dell'assessorato per i centri estivi sportivi. Direi da Santa arriva ancora un'idea, poi ci avviamo verso la chiusura. Non vuole essere una trasmissione esauriente per tutto il momento dello sport, ma non spaccato. A me erano stati portati. Scusa, non ti abbiamo sentito bene. Patrizia? Sì. No, io volevo portare all'attenzione due esigenze che mi sono state ramostrate dalle associazioni. Una che riguarda contributi sulla sanificazione. So che al riguardo, infatti, Regione Liguria ieri dovrebbe aver aperto un bando a cui possono accedere anche le associazioni sportive. Magari su questo se poteva dire qualcosa. E poi un'altra esigenza che è quella della proroga dei certificati medici sportivi, che mi dicono potrebbero diventare un problema perché non riuscirebbero con l'inizio della nuova stagione poi. Ecco, Tabia. Alla salute, al Covid, eccetera, per cui è un argomento un po' delicato, però so che le associazioni sportive hanno fatto richiesta anche di queste cose. Allora, la prima ha una risposta più facile, perché siamo riusciti a inserire le società sportive e le associazioni sportive con partita IVA, quindi questo è il criterio, e non è una scelta, ma deriva dalla natura dei fondi che sono stati messi in campo da Regione Liguria e nello specifico dall'assessorato allo sviluppo economico. Quindi le associazioni sportive con partita IVA e le società sportive possono accedere al bando per la sanificazione, che è stato aperto, e quindi si può chiedere il contributo per questo bando. E quindi anche questo credo che sia un segnale per cui di attenzione al mondo dello sport. Per cui chi ritiene di aver necessità
il consiglio è affrettatevi a far domanda, perché l'esperienza di questo periodo ci dice che è talmente tanta l'esigenza che le domande arrivano e ne arrivano davvero tante. Quindi prima la si fa, meglio è. Tutto sul sito Filse, per cui bisogna scaricare, seguire la procedura Filse e fare domanda a Filse. L'altra domanda, ovviamente, sulla proroga dei certificati medici, francamente bisogna che sia formalizzata, bisogna che sia una domanda che prenda in capo il CONI. Io adesso la posso registrare, però chiaramente non posso essere io a dare una risposta, perché si va a toccare dei temi proprio di salute pubblica e di sanità. Quindi è chiaro che se l'istinto e l'amore per lo sport mi porterebbe a dire, beh, in questo momento diamoli, no, con degli automatismi, così facciamo allenare, è chiaro che però io mi devo frenare di fronte all'esigenza che credo ci sia di assicurarsi che poi chi va a fare l'allenamento non abbia invece qualche, diciamo, non possa essere un soggetto a rischio. Quindi da questo punto di vista bisogna che ci facciamo un supplemento di istruttoria e che lo portiamo all'attenzione come tema, capendo che sono tanti temi che stiamo monitorando e che bisogna un attimino seguirli con le varie priorità. Ecco, quindi questo sicuramente è un buon suggerimento, io li raccolgo tutti. Chiaramente raccolgo anche, perché non è che non l'ho percepito, questo vorrei essere chiara, la difficoltà delle piccole società la capiamo tutta, però noi stiamo lavorando, bisogna lavorare molto anche con ANCI, ma non con ANCI come, perché poi ANCI ha un ruolo di, diciamo, divulgativo, di comunicazione, poi bisogna lavorare chiaramente anche con i comuni sui tempi delle concessioni, sulle tariffazioni delle energie, sulle tariffazioni delle... dobbiamo agire su tutto quello che noi possiamo promuovere. Dopodiché la difficoltà vera che abbiamo tutti, ma ce l'ha per primo il governo, è il fondo perduto. Cioè dobbiamo mettere in moto una rete di protezione senza pensare che stia nel meccanismo del finanziamento a fondo perduto. Non ve lo devo dire io, perché siete tutti amministratori, è chiaro che la natura del fondo perduto dovrebbe avere un'origine di fondi regionali, discrezionali e di bilanci che in questo momento trovano difficoltà nei vostri enti e nei vostri bilanci, così come in quelli della regione. Non c'è mai stato un meccanismo di fondo perduto sullo sport e non ci può essere in un momento dell'emergenza. Io non mi nascondo dietro un dito, e qui ci dobbiamo parlare in maniera molto pubblica, ma anche molto chiara. Però tutto quello che abbiamo potuto attivare, con tutte le risorse che abbiamo avuto, l'abbiamo attivato. Abbiamo attivato un fondo rotativo subito per il mondo dello sport. Ed è stato un segnale tale per cui il credito sportivo ci ha chiamato e ha detto siete stati primi. Vi abbiamo pure copiato lo schema sostanzialmente con cui attiveranno anche quello nazionale, cerchiamo di venirvi incontro, e da lì era nata tutta la trattativa col credito sportivo per fare il plafond regionale prima regioni d'Italia. E poi ce l'hanno stoppato a livello centrale perché deve prevalere l'ottica centralista della gestione. E su questo però, se la risposta è del territorio, no, però noi chiediamo il fondo perduto, vuol dire che non si è capito il messaggio che io sto dando. Su questo dobbiamo essere uniti e compatti, perché se lo chiediamo tutti, ci deve essere una richiesta forte da parte del territorio. Perché forse se la combattiamo tutti insieme la battaglia, io sul tavolo delle regioni, voi sul tavolo dell'ANCI e dei piccoli comuni, probabilmente lo facciamo capire che non si può gestire un fondo di questo tipo a livello centrale. E a quel punto riusciamo ad dare un po' di cura anche alle nostre società, perché, o associazioni, perché altrimenti finisce che vanno nel calderone nazionale dove c'è, diciamo, una grande torta, dove però poi la spartizione non viene fatta nel rispetto dei territori. Bene. E noi dobbiamo chiedere che la spartizione dei fondi nazionali rispecchi le esigenze dei territori, perché dobbiamo, credo, parametrarci con le misure che abbiamo in atto. Non con quelle futuribili e auspicabili che tutti vorremmo mettere in atto, ma con quello che c'è. E ora, ad esempio, la formula liquidità del credito sportivo è una cosa che c'è. Arriverà a tutti, sarà esaustivo per tutti? Forse no, ma almeno su quella dobbiamo, credo, lottare tutti insieme. Abbiamo attivato il fondo rotativo, che comunque, voglio dire, ci abbiamo messo 1 milione di euro alla fine. Cioè, 1 milione di euro per lo sport che ha dato fiato a un bel po' di società della nostra regione per la liquidità, credo che sia meglio di nulla. Abbiamo inserito le società sportive nei fondi dell'igienizzazione, anche questo non era un passaggio automatico. E invece ci sono,
io mi auguro, molte di loro potranno avere risposta e comunque dei fondi che sono indispensabili e importanti per la ripartenza. Addirittura teoricamente erano previste nella digitalizzazione, poi non riguarderà tutte, è chiaro che questo meccanismo non riguarda i più piccoli, ma delle società medie che invece hanno voluto continuare a attivare i corsi, che hanno voluto continuare a tenere fidelizzati i loro clienti. E beh, qualcuno le ha chiesto invece i fondi della digitalizzazione, per fare un altro esempio. Abbiamo cercato di semplificare il più possibile l'apertura degli impianti, anche lì andando a decurtare dei costi. Perché se avessimo mantenuto quello che venivano paventate come linee guida nazionali, non avremmo neanche potuto fare questa trasmissione e provare a pensare a una ripartenza per gli impianti. Ora dobbiamo mettere in fila tutto e concentrarci su alcune cose. Una possibilità sono gli emendamenti al DL rilancio, e colgo ovviamente gli spunti che avete dato anche in questa occasione, questa sera, con occasione pubblica di confronto, ma è anche operativa, perché stiamo parlando anche tra addetti ai lavori. E le colgo e mi fanno assolutamente piacere. E poi ovviamente abbiamo davanti ancora, diciamo, nell'ottica di una ripartenza, soprattutto di settembre, soprattutto diciamo di quella che sarà poi l'attività più agonistica, alcuni temi, ad esempio come quello dei certificati medici, su cui secondo me dobbiamo andare a fare un approfondimento. Io rimango a disposizione, chiaramente, nella concretezza di quello che possiamo fare, nella sincerità di dove possiamo arrivare, ma anche nella chiarezza di quello che dobbiamo andare a chiedere e che non è necessariamente Piazza del Ferrari, anche se poi è molto intuitivo farlo, ma che in alcuni casi deve essere chiaramente il governo. Io vi farò sapere se avremo una convocazione, ne abbiamo avuta una per ora dal ministro Spadafora, dove aveva preannunciato un ampio fondo per l'emergenza sport, poi questo fondo così ampio io non l'ho visto, il fondo è arrivato, mi è servito andare a coprire i 600 euro, che sono sacrosanti per i collaboratori sportivi. Però non era così la partita, quindi per l'emergenza dello sport, quindi andare a coprire sia le esigenze dei collaboratori sia le esigenze delle società. Invece alla fine sostanzialmente si è avuto questo fondo importante, per carità di Dio, ma sostanzialmente unico. Va bene, Ilaria. Dobbiamo andare a insistere. E l'altra cosa è appunto i voucher di promozione per l'attività sportiva, perché io credo che la vera sfida che abbiamo davanti è vedere se al netto di chi è abituato a fare sport perché è inserito in un meccanismo, diciamo, di allenamenti, poi c'è la vera ripresa anche psicologica delle persone, delle famiglie, degli utenti ad andare a fare sport. E su questo credo che possiamo fare rete ovviamente nel momento in cui la ripartenza, no, è sempre più forte e stiamo uscendo sempre di più, seguendo le curve epidemiologiche, seguendo l'evoluzione delle varie fasi, però forse impegnarci tutti nella promozione vera dello sport, che credo sia il modo migliore per aiutare le nostre società e per aiutare forse alcune titubanze che ancora ci sono. Bene, Ilaria, grazie. Io farei un giro di saluto. Grazie per tutta la vostra disponibilità. Come dicevo, non è che potevamo pensare in un'oretta, no? Però abbiamo detto anche tante cose concrete, credo, concrete. Allora, un saluto da Casarza. È sparito. Pronto? Che sì. Un saluto, Cristian da Casarza. Sì, volevo salutare tutti e ringraziarti di nuovo per la trasmissione, per l'invito. E ringrazio anche l'assessore e la ringrazio soprattutto perché ringrazio Regione Liguria da parte di tutti i cittadini di Casarza, perché avere una regione dove ha delle linee guida così semplici e chiare è una cosa molto importante per i cittadini, perché poi vengono a chiedere nell'amministrazione, vengono a fare sempre delle domande dove magari noi non potevamo dare una risposta, invece con delle linee guida chiare e semplici meglio per noi amministratori, ma soprattutto per i cittadini che riescono a capire. Grazie. Buonasera. Grazie a voi per quello che fate. Grazie a voi, perché lo sport va avanti grazie a voi. Bene, da Rappallo, Vittorio, in effetti
Direi che, si diceva prima fuori onda, che i nostri presidenti delle varie società sportive già prima di questi tre mesi del virus erano eroi a fare sport, sì, perché gli impegni sono tantissimi. Oggi, ancora con questa responsabilità in più che si sta parlando, ma comunque uno se la sente addosso, credo che non ci sia una parola, supereroi proprio, Vittorio. Assolutamente, condivido tutte le tue parole, soprattutto nel mondo dilettantistico, ripeto, sono veramente delle persone che ci mettono anima e cuore, soprattutto passione, perché quando si fa i presidenti in queste realtà a livello dilettantistico ci vuole tanta passione, e sicuramente questo non gli manca. È stata questa qui sicuramente un incontro importante, sono usciti dei temi importanti e ringrazio nuovamente Ilaria, anche se l'avevo già fatto già prima, perché seguendo quotidianamente quello che fa per lo sport, per la nostra regione, è veramente tanto e importante. Io quello che spero è che alla base di tutto, per una buona ripartenza, ci vuole del buon senso. Ci vuole del buon senso da parte di tutti, che è la prima cosa, perché sicuramente, già lo vediamo adesso, siamo usciti di casa e purtroppo il nostro atteggiamento è cambiato, nel senso che non è più come prima, nel senso che c'è più timore, c'è più paura di camminare per strada e sicuramente c'è più paura anche di entrare a fare attività sportiva in palestra al chiuso o in situazioni magari dove sicuramente qualcuno è un po' titubante. Però sono convinto che col buon senso, se le persone sono responsabili, secondo me si riuscirà pian piano a uscire da questa situazione applicando le norme che ci verranno richieste e sicuramente riusciremo a tirarci fuori e tornare più forti di prima. Santa, sosteniamo i nostri sportivi, anche chi pratica sport. Noi abbiamo citato i dirigenti, ma anche chi pratica sport. Certo, questa è la prima cosa, perché se mancano loro, assolutamente sì. Io vi ringrazio per l'invito, ringrazio tutti voi perché è stata una bella un momento di confronto, ringrazio l'assessore Cavo perché è sempre disponibile e sempre presente, grazie. Spero di vedervi presto, di tornare presto sul territorio, che mi manca un po'. Tra l'altro ci sarà una valorizzazione ancora di più delle città di mare, insomma il mare forse può avere anche dei risvolti migliori, no? Parlavamo la settimana scorsa della vela col presidente Antonio Micillo del CONI, che lui è un appassionato. Insomma, probabilmente c'è anche da ripensare qualche passione, magari, visto che abbiamo questo sbocco al mare, che così non è però per comuni come Cogorno, Luca. No, ci piacerebbe anche noi avere il mare, ma non lo abbiamo. Tra l'altro, Luca, sottolineiamo questo, Luca Torrente, delegato allo sport del comune di Cogorno, che questo tuo impegno in questi tre mesi alla Croce Rossa, perciò insomma l'impegno non è mancato. No, direi che questo è stato un periodo pieno, diciamo così. Comunque mi unisco anche ai ringraziamenti, ringrazio prima te Roberto per la trasmissione e ringrazio l'assessore Cavo per questa bella oretta di confronto, molto utile, e ringrazio tutti gli altri. Bene, allora un saluto a tutti, Ilaria, grazie della tua partecipazione, magari lasciamo passare un po' di tempo, ci possiamo risentire e fare qualcosa di simile. Sai che va bene, volentieri. C'è anche per lo sport nel nostro piccolo, no? Nel nostro piccolo. No, però voglio venire un po' nel Tiguglio, perché adesso sono troppo in ufficio a fare pratiche, voglio un po' ritornare a rivedere un po' di attività, Bene, bene anche a tutti voi amministratori, perché insomma alla fine comunque avete passato sicuramente, state passando momenti di grande responsabilità, perciò anche da parte nostra, utenti, cittadini, comuni, bisogna che si chiediamo, ma con un minimo di attenzione, di buon senso, io credo. Io appunto soprattutto ad avere la maggior sicurezza nell'aspetto sanitario. Credo che questa sia la cosa più importante, perché prima dobbiamo pensare alla salute, poi anche da fare lo sport, ma se non riusciamo a essere... Ma si possono tenere insieme le due cose, lo sport è salute, Che non parte... Lo sport è anche salute, quindi dobbiamo tenere insieme entrambe le cose. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ci vediamo nuovamente giovedì prossimo. Saluto a tutti e buon proseguimento di serata.